Buongiorno a tutti, mi chiamo Giovanni Vargiu, lavoro in gruppo CAP, che è la società che gestisce il servizio di decreto integrato per la città metropolitana di Milano. Gestiamo circa 133 comuni e offriamo il servizio idrico completo di acquedotto, depurazione e fognatura nel territorio servito. L'argomento di cui vi parliamo oggi riguarda l'esperienza sul monitoraggio della rete fognaria che abbiamo avuto su alcuni importanti progetti strategici che ci hanno visto impegnati negli ultimi anni e che lo faranno ancora per direi un medio periodo come gruppo CAP. Progetti strategici collegati con importanti grosse novità normative che sono state introdotte nel nostro settore. Come tutti sapete, nel 2017 ARERA ha introdotto l'RQT, che ha introdotto e definito gli indicatori di qualità del servizio idrico integrato, fra cui quello su cui ci concentriamo oggi è l'M4 di adeguatezza della rete fognaria, con particolare aspetto sulle portate transitanti e la corretta funzionalità, progettazione e gestione degli accessori della rete fognaria, primo fra tutti gli sfioratori. Parallelamente nel nostro territorio, quindi una tipicità lombarda, nel 2019 il legislatore ha introdotto un nuovo regolamento, regolamento numero 9 del numero 6 del 2019, che ha superato il precedente regolamento che definiva e normava tutti gli aspetti del gestore riguardo fognatura e depurazione. Questa grossa novità corre in parallelo all'RQT di ARERA e in particolare per quanto riguarda la fognatura. Questa normativa ha introdotto un'importante novità, che è un obbligo per tutti i gestori del territorio lombardo di produrre i programmi di riassetto delle fognature degli sfioratori, sostanzialmente dei piani fognari o comunque degli studi di ricognizione e valutazione di tutti i gap, di tutte le mancanze nel territorio necessarie per portare l'infrastruttura fognaria in linea con quello previsto dal dettato normativo. La normativa, l'articolo 14, inoltre entra nel dettaglio e descrive tutti i passaggi che il gestore deve realizzare per poter redigere questo progetto, questa relazione particolarmente complessa. Come vedete, al secondo punto c'è il passaggio del monitoraggio, che quindi assume un ruolo e un'importanza particolarmente strategica. Scopo di tutto questo lavoro ovviamente non è solo didattico o teorico, ma in realtà scopo finale è la definizione di un master plan, ossia la definizione di un piano di investimenti necessario affinché il gestore possa rendersi a norma entro un certo periodo necessario col dettato normativo. Da un po' di anni come gruppo siamo impegnati nella definizione di questi investimenti, abbiamo già fatto delle stime già col precedente novità dell'RQT per definire e stimare l'esigenza che abbiamo come gruppo su tutto il territorio servito. Come vedete, i macroindicatori, le classi definite da noi, richiedono investimenti importanti che già nell'attuale piano d'ambito trovano copertura solamente parzialmente, specificamente circa 415 milioni di euro fino alla fine del periodo concessorio, cioè il 33 per noi. Il piano di riassetto, il master plan nello specifico, ha aggiornato, ha innovato questa stima, incrementandola, quindi richiede maggiori investimenti, portando questo valore a circa 471 milioni di euro. Attualmente il documento è stato consegnato recentemente, quindi a luglio, è nelle mani dell'autorità d'ambito con cui si dialoga per poterlo redigere e alla fine sarà oggetto di approvazione da parte della Regione Lombardia. Entrando poi nel merito di quanto previsto da questo master plan diciamo lungo periodo, possiamo dividere in tre principali classi gli argomenti su cui ci siamo focalizzati. Il primo certamente sono gli sfioratori, che è uno dei, anzi certamente il più importante, sebbene non dal punto di vista economico, in quanto sono una serie di interventi di piccolo cabotaggio. Ovviamente quello su cui siamo concentrati è la corretta gestione e corretta anche dimensionamento di questi oggetti, di questi manufatti.
Inoltre, grossa voce è dedicata alle vasche Volano, a cui è dedicata una grossa fetta di investimenti. Vasche Volano vasche divise in due categorie, con lo scopo sia duplice, da una parte quantitativo, ossia agire sulla quantità di acqua immessa nell'ambiente, per limitarla e per riuscire a governare i fenomeni di allagamento che in particolare nel nostro territorio sono particolarmente frequenti. Ad esempio, settimana scorsa ne abbiamo avuto un esempio nel nord-ovest del territorio. D'altro canto, invece, è importante anche valutare gli aspetti qualitativi, quindi le vasche di prima pioggia, che agiscono nella limitazione e controllo della qualità dell'acqua immessa nell'ambiente, con specifica attenzione ai corpi idrici superficiali, quindi alle rogge, ai canali e ai fiumi. Un'importante novità introdotta dal legislatore è la possibilità di sostituire le classiche vasche in calcestruzzo, quindi sistemi grigi, con sistemi verdi, quindi green base, quali interventi naturali di fitodepurazione, che possono essere messi in campo entro certe categorie di applicazione, ovviamente avendo a disposizione territorio a sufficienza. La terza categoria su cui ci stiamo concentrando e su cui aumentano in maniera importante le nostre aspettative riguardo al monitoraggio della rete fognaria, non che sulle altre due categorie fosse minore, ma sicuramente su questa è alta l'aspettativa di ottenere grossi benefici del monitoraggio, riguarda le acque parassite. Le acque parassite che per il nostro territorio sono uno dei principali problemi che affetta la rete fognaria, di entrambi i tipi, sia di tipo puntuale che di tipo diffuso, quindi inflow e infiltration. Vi faccio un esempio per capire il territorio che gestiamo. Abbiamo alla vostra sinistra la planimetria con il reticolo idrico minore presente nel territorio. Come vedete, alcune parti sono particolarmente dense di reticoli e canali. Per motivi storici, per motivi anche di errori, anche certe volte umani, la possibilità che ci sia un'interferenza e una cattiva connessione con la rete fognaria, con il reticolo idrico minore, è altissima. Dall'altra parte, invece, mostriamo la soggiacenza della falda nel territorio media degli ultimi anni e notiamo come a sud sia particolarmente superficiale. Quindi anche in questo caso la possibilità che ci sia un'interferenza fra la rete fognaria e la falda è elevatissimo. Altrettanto difficile è capire e individuare i punti di maggiore fragilità. È su questo che noi contiamo di ottenere benefici col monitoraggio della rete fognaria, in quanto avendo a gestione oltre 5.000 km di rete fognaria, andare a individuare i punti più fragili, se non ci si dota di un sistema metodico, diventa estremamente difficile, con enormi dispendi di risorse. Quindi sostanzialmente qual è lo scopo, le finalità che noi pensiamo di ottenere col monitoraggio della rete fognaria di lungo periodo e di medio e lungo periodo? Sostanzialmente verificare il corretto funzionamento della rete fognaria in gestione, identificare e quantificare le infiltrazioni di acqua parassite nella rete fognaria, dimensionare correttamente gli accessori alla rete, quali sollevamenti, sfilatori e vasche, e infine valutare le portate che inviamo a depurazione. Recentemente abbiamo già avuto dei progetti già realizzati e conclusi, generalmente di piccola relativamente entità, sia spaziale che temporale. Generalmente erano circa di un trimestre, un semestre, e limitati a una porzione di agglomerato, con limitati numeri di limitati punti di misura. Abbiamo compreso che per comprendere a pieno in particolare il funzionamento, cioè i meccanismi che aggregano le acque parassite o comunque il funzionamento della rete fognaria, occorre fare monitoraggi di lungo periodo. Quindi un monitoraggio massivo con densi punti di misura su tutto il territorio servito e per almeno, non dico un anno, ma almeno 2 anni e poi 5 anni, quello cosiddetto permanente. Ripasso la parola adesso alla collega Ramondetti, che vi racconterà nel dettaglio gli aspetti con cui stiamo gestendo questo specifico progetto. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Annalisa Ramondetti e sono il coordinatore della modellazione idraulica in area tecnica fognatura.
Come anticipato dall'ingegner Vargiu, negli ultimi anni il gruppo CAP ha investito in un monitoraggio massivo delle reti fognarie dei comuni in gestione della città metropolitana di Milano. A tal proposito sono state indette due gare per un investimento complessivo di 10 milioni e mezzo, una prima gara small da 1,5 milioni, che ha consentito di coprire le esigenze per alcuni comuni prioritari, e una seconda gara big da 9 milioni che ha consentito di coprire le restanti esigenze su tutti gli altri comuni del territorio. Le installazioni dei misuratori del monitoraggio SMOL sono state avviate nel quarto trimestre del 2019, mentre le installazioni dei misuratori del monitoraggio BIG sono state avviate a partire dal secondo trimestre del 2020. Tutte le campagne di monitoraggio nei vari comuni avranno una durata di 2 anni, al termine dei quali i misuratori di portata temporanei verranno rimossi, mentre rimarranno fissi i misuratori installati sugli sfioratori, sulle vasche volano e i pluviometri. Il monitoraggio si suddivide in diversi step. Si parte dalla progettazione della campagna mediante la distrettualizzazione della rete fognaria, che avviene attraverso l'individuazione dei punti idraulicamente significativi in cui installare i misuratori. Si ha quindi la validazione dei punti di misura, che avviene attraverso i sopralluoghi, nel corso dei quali vengono verificate le condizioni idrauliche di flusso in condotta e le condizioni di sicurezza in cui saranno eseguite le installazioni. Si ha quindi l'installazione di tutta la strumentazione temporanea o fissa, e quindi si dà l'avvio al vero e proprio monitoraggio. In tutto il periodo di monitoraggio vengono costantemente analizzati i segnali al fine di una costante manutenzione della strumentazione. Nel contempo vengono validati e analizzati i dati ai fini della redazione di tutta la reportistica. Nel nostro caso abbiamo optato per dei report a cadenza semestrale. Il monitoraggio si conclude poi con la rimozione della strumentazione temporanea. Qual è l'uso che si ha di tutti questi dati? Per quanto riguarda il monitoraggio biennale, i dati vengono utilizzati ai fini dell'individuazione dei distretti critici dal punto di vista delle acque parassite. Vengono utilizzati per tarare i modelli matematici, sono di supporto alla progettazione e alla gestione e nel riscontro alle richieste degli enti di controllo, quali ATO, ARPA, Città Metropolitana. Per quanto invece riguarda il monitoraggio quinquennale, i dati saranno utilizzati all'interno della control room, saranno utili ai fini dell'ottimizzazione della progettazione e della gestione e garantiranno una continua trasparenza con gli enti di controllo. Passiamo ora ai numeri. Quindi CAP gestisce un sistema fognario di circa 6.611 chilometri, che comprende 133 comuni raggruppati in 42 agglomerati, e tutto questo sistema fognario è stato suddiviso in oltre 1.000 distretti di estensione circa 5-8 chilometri attraverso l'installazione di oltre 1.800 misuratori tra pluviometri, misuratori di portata a gravità del tipo Area Velocity, misuratori di portata in pressione del tipo clampon o similari e misuratori di livello radar. Al fine di rendere fruibili tutti questi dati acquisiti in campo, è stato inserito all'interno delle specifiche tecniche del capitolato di gara la richiesta di una fornitura di un sistema gestionale dotato di interfaccia user friendly. È qui che entra in gioco BM Sigma, che è l'applicativo in ambiente WebGIS che è stato sviluppato dal nostro appaltatore BM Tecnologie Industriali al fine di rendere consultabili, analizzabili e scaricabili tutti i dati acquisiti in campo dai misuratori distribuiti su tutto il nostro territorio.
In questa immagine potete osservare tutti i pluviometri che sono stati installati sul territorio, in azzurro quelli standard, in rosso quelli real time. Entrambi sono provvisti dello stesso tipo di strumentazione, e anche il tempo di campionamento è identico, pari a un minuto. La cosa che cambia è la trasmissione allo SCADA, che nel caso degli standard avviene ogni 4 ore, mentre nel caso dei real time avviene ogni 3 minuti nel corso degli eventi meteorici, mentre in tempo secco rimane ogni 4 ore. Andiamo ora a focalizzarci su uno dei nostri 42 agglomerati. Qui possiamo vedere l'agglomerato di Seveso Sud, che è composto dai comuni di Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino, Bresso e Paderno Dugnano, che afferiscono all'impianto di depurazione di Bresso. Potete vedere tutti i misuratori che sono stati installati in questo agglomerato. I pluviometri in azzurro, come già vedevamo prima, in rosso i misuratori di portata, in azzurro i misuratori installati sugli sfioratori e in verde i misuratori installati sulle vasche volano. Quindi, andando a cliccare su ciascun punto, è possibile visualizzare l'andamento delle misure. Ad esempio, per un pluviometro possiamo osservare l'intensità e l'accumulata di pioggia, per un misuratore di portata invece il livello e la portata. È anche possibile visualizzare il bilancio a livello di comune o di agglomerato, come in questo caso, che avviene attraverso l'applicazione dell'equazione di bilancio. Un altro tool molto interessante di questo applicativo è quello delle mappe di pioggia, nel quale è possibile osservare la distribuzione spaziale dell'intensità di pioggia. Qui possiamo vedere un evento meteorico verificatosi il 4 agosto di quest'anno e potete notare come cambia l'intensità di pioggia da un'area all'altra. Un altro tool sempre molto interessante è quello dell'attivazione degli sfioratori che vediamo in quest'altra videata. In verde gli sfioratori che si sono attivati, in grigio quelli che invece non si sono ancora attivati. E questo è lo stesso evento di pioggia che vedevamo nella slide precedente. Quindi, in sintesi, il monitoraggio è un valido strumento operativo, oltre che ad essere di valida importanza alla fine della redazione dei piani di riassetto e della valutazione delle performance della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato per quanto riguarda il macroindicatore M4 di adeguatezza del sistema fognario. Quali sono invece gli sviluppi futuri? Abbiamo in corso diversi progetti innovativi, a partire dalla modellazione a scala di agglomerato, in quanto al momento abbiamo i modelli singoli di tutti i comuni gestiti, dei 133 comuni gestiti. L'obiettivo è unire questi modelli fino ad arrivare ad avere 42 modelli, che è il numero degli agglomerati, quindi un modello per ogni rete afferente a un depuratore. Un altro progetto in corso è quello della modellazione real-time, che sta avvenendo attraverso il progetto pilota della rete fognaria dell'agglomerato di Sesto San Giovanni. Poi abbiamo il progetto Radar Meteo, in quanto CAP ha intenzione di acquistare nel futuro prossimo un radar in banda X con annesso sistema di elaborazione dati di previsione meteo. Infine abbiamo il progetto di ricerca acque parasside, che CAP intende eseguire in particolare attraverso il DTS, Distributed Temperature Sensing, ossia la misurazione del refluo in fognatura attraverso la fibra ottica. Io aver finito, grazie a tutti per l'attenzione.